I musei sono chiusi, come tutti voi sapete, ma noi ci troviamo qua, nel complesso del Carmine a Firenze. Tutti lo conosciamo per le meraviglie dipinte da Masaccio e Masolino nella Cappella Brancacci, ma qui c'è anche molto altro. Siamo nel chiostro, vedete l'ambiente splendido, dove ci sono alcune curiosità. Per esempio c'è una lapide che ricorda Giuliano Ristori, un frate carmelitano, qua, che faceva parte dell'ordine, che divenne celebre nel 1500 per aver fatto l'oroscopo di Cosimo I dei Medici, questo oroscopo che gli valse poi il Capricorno come sua impresa personale, perché proprio nel giorno del 9 di gennaio, sotto il segno del Capricorno, Cosimo fu eletto Duca di Firenze nel 1537. Tra le altre meraviglie che si possono visitare qua nel chiostro della Chiesa del Carmine c'è il Cenacolo di Alessandro Allori, che adesso andiamo a visitare insieme. Per dipingere questo affresco Alessandro Allori prese ispirazione dal maestro senza errori, Andrea del Sarto, così lo aveva chiamato Vasari nella sua vita, e quasi copiò il celebre Cenacolo di Andrea del Sarto nella Chiesa di San Salvi. Però poi fu molto criticato perché, rispetto al maestro, aveva aggiunto una tavola riccamente imbandita, delle maioliche raffinate di Urbino, dei cristalli di Murano nei bicchieri. Il motivo però non era tanto dimostrare la ricchezza di questa tavola, di questa tavolata, chiamiamola così, piuttosto era quello di mostrare un erbario dal valore iconografico. Per esempio i datteri che vedete sulla tavola sono simbolo della dolcezza di Gesù, così come il vino rosso e bianco sono simbolo della morte e della risurrezione. L'agnello che Gesù sta mangiando è il simbolo del suo sacrificio, l'Agnus Dei. I limoni che vedete nella parte destra del dipinto insieme con le arance non solo sono un riferimento ai Medici che avevano portato a Firenze la cultura degli agrumi, ma sono anche un simbolo della purificazione dal peccato originale. E poi vedete pani e pesci, simbolo del miracolo della moltiplicazione del cibo che Cristo fece, e così via. E per gli amanti dei nostri amici a quattro zampe, Allori ha anche messo due gatti ai piedi della tavola.